Segretario nazionale del Partito Democratico, onorevole Pierluigi Bersani, che ci onora di partecipare a questa manifestazione elettorale di Capotise. Saluto tutti i dirigenti e figure istituzionali del partito che lo hanno accompagnato, il commissario provinciale Ciro Cacciola, i deputati Stefano Graziano e Pina Di Cirno, il consigliere regionale Nicola Caputo, il sindaco di Macerata Campania Gigino Munno. Passo subito la parola all'onorevole Pierluigi Bersani, segretario nazionale del Partito Democratico. Solo pochi minuti per un saluto, poi continuerete la vostra iniziativa. Io continuerò questa giornata che mi sta portando in molti luoghi del mezzogiorno. Voglio dirvi una cosa fondamentalmente. Certamente voi state discutendo le buone ragioni per darvi un'amministrazione che sia all'altezza di governare, di dare risposta ai problemi locali. Io però vorrei dirvi fondamentalmente questo: da queste elezioni amministrative, oltre a quelle buone ragioni, bisogna che venga un interrogativo anche su qualche esigenza più larga. Noi stiamo chiedendo in queste elezioni un voto per la tua città, un voto per la tua provincia, ma un voto anche per il nostro paese. È un voto per il lavoro! E arrivo al lavoro, sì. E perché vedete, io penso che da queste elezioni non è che debba venire un'ora X o una spallata, ma deve venire un segnale che ci consenta di dire adesso basta, adesso parliamo dei problemi di questo paese e non sempre e solo dei problemi suoi. E se viene questo, io vi garantisco che il giorno dopo il PD dirà: noi in questo paese abbiamo un problema che si chiama appunto lavoro, non c'è altro problema, perché tutti gli altri sono problemi che vengono dopo, perché il lavoro non è solo la possibilità di mantenerti, di mantenere la tua famiglia, il lavoro è la libertà e la dignità di una persona, la possibilità di avere relazioni, è il tuo pezzettino di trasformazione del mondo di cui hai diritto. Se noi mettessimo questo davanti al Paese e dichiarassimo, dicessimo finalmente che il problema c'è, perché fin qui non abbiamo detto che il problema c'è, e da lì facessimo venire giù un po' di proposte, un po' di riforme, guardate, qualcosa si potrebbe fare. Noi dobbiamo assolutamente correggere questa politica economica che non ha dentro un minimo di spinta alla crescita. Noi con questo famoso risanamento della Tremonti abbiamo ridotto gli investimenti in modo micidiale, in particolare nel sud. E senza investimenti è difficile far lavoro. Così come è difficile far lavoro senza qualche riforma. Ha cominciato quella fiscale, bisogna assolutamente avere una riforma fiscale che alleggerisca l'impresa che investe da lavoro, che alleggerisca il lavoro e le famiglie numerose, che carichi sulla rendita e sull'evasione fiscale.
e bisogna avere una qualche riforma rivolta ai giovani sul tema della precarietà. Oggi abbiamo il 30% di disoccupazione giovanile, in molte parti del mezzogiorno ci si avvicina al 50% e chi lavora fra i giovani è quasi sempre precario. E quindi oltre a fare investimenti e dare un po' di lavoro bisogna che noi correggiamo anche delle leggi, delle norme, perché questa precarietà dilaga troppo. E noi abbiamo un'idea, una proposta che a me sembra buona, che a parità di costo del lavoro per l'impresa, un'ora di lavoro stabile costi un po' meno all'impresa e un'ora di lavoro precario costi un po' di più, se no alla fine si diventa tutti precari. E bisogna che ci occupiamo un po' di quella che una volta si chiamava politica industriale, ma è possibile che noi per questo paese non troviamo qualche pista per dare un po' di stimolo all'economia, per creare un po' di lavoro, per sviluppare un po' di tecnologie, per mettere in campo un po' di efficienza energetica, per incoraggiare degli investimenti privati? Non si dica che dobbiamo tirare la cinghia per i conti, ho capito, lo sappiamo anche noi, li abbiamo sempre dovuti aggiustare quando li rovinavano loro, non ci vengono a dire che bisogna tenere a posto i conti, che non li stanno tenendo a posto e passate ste lezioni qua, tornerà un'altra mazzata, questo ve lo garantisco, ma per Baco c'è modo e modo di tenere a posto i conti. Ci è capitato anche noi di far manovre da 70 mila miliardi ai tempi dell'euro, ma in quelle manovre ci abbiamo sempre messo un po' di sviluppo, un po' di investimenti, ci inventammo lì dentro, che so, gli incentivi per la ristrutturazione edilizia e fini ambientali, che svilupparono lavoro per le piccole imprese e che fecero incassare qualcosa anche al fisco. Ci inventammo il fondo sociale, quello che loro hanno distrutto. Noi lo mettemmo dentro nella manovra sull'euro, quando ci fu da fare una manovra a 70 mila miliardi. C'è modo e modo di tenere a posto i conti. E c'è modo anche di rispondere alle esigenze cruciali del mezzogiorno. Guardate, a me dà veramente fastidio, d'altronde questo è un governo a traino leghista, no? Parliamoci chiaro, cioè Berlusconi deve preoccuparsi dei problemi suoi e quindi il governo praticamente è traino leghista, Lega e Tremonti e via andare, no? E l'esito qual è? È l'esito che ognuno deve pensare a sé. Questo è il meccanismo di questa gente qua, di questa destra populista. Ognuno pensi a sé, ognuno stia chiuso in casa sua. Bravo. E chi ha di più si tenga di più, e chi ha di meno si arrangi. È un meccanismo, attenzione, che il populismo di destra sta cavalcando in tutta Europa. Nessuno ce l'ha tutto al governo come noi, per fortuna dell'Europa. Ma sta venendo fuori dappertutto, eh? Cioè in Finlandia è venuto fuori un partito del 19% tipo Lega e gliel'ho detto con Maroni, guarda che per i finlandesi il terrone sei tu il terrone, perché se va in giro sto meccanismo qua poi ce n'è per tutti, no? Allora noi diciamo che in questo momento, guardate, il nord è pieno di manifesti del PD frontali contro la Lega, perché noi diciamo le stesse cose a Caserta e a Varese. Questo paese va tenuto assieme. Il famoso federalismo è accettabile solo se è il modo efficiente, giusto, per portare tutti gli italiani a uguali livelli di cittadinanza, se no se lo tengono il loro federalismo. Allora guardate, io vedo questo tradimento del Sud, fra l'altro che l'è preso in giro in questo ennesimo decreto per lo sviluppo, oggi se guardate i giornali c'è un altro decreto per lo sviluppo, ne abbiamo avuti una quindicina in 2 anni e mezzo di decreti per lo sviluppo, di decreti molti, di sviluppo zero, tutto un sacco di robetta, di aspirine, con dentro qualche preso in giro. Per esempio, dice, abbiamo inserito il credito d'imposta per i nuovi occupati. Curioso, quando siamo andati via noi c'era il credito d'imposta per i nuovi assunti, per il sud, e c'era anche il credito d'imposta per gli investimenti. L'hanno tolto, adesso prima delle elezioni dicono che noi rimettono un pezzo, però non dicono con che soldi
con quale procedura, con che autorizzazione dell'Unione Europea. Quindi io vi faccio già il pronostico: passate le elezioni, di questa cosa non si parla più e arriverà a giugno quella che lui chiama la manutenzione dei conti pubblici e sarà una manovra da 6-7 miliardi di euro. Vedrete se mi sbaglio. Allora noi glielo diciamo subito: chi li paga quei 6 o 7 miliardi di euro? Perché qui bisogna fare intendersi. Qui i soldi vanno presi dove ci sono. Non è possibile che tutti i meccanismi e fiscali e di spesa pubblica e di taglio dei servizi facciano girare la ruota a rovescio. Qui si sta concentrando la ricchezza in Italia sul 10% della popolazione più ricca. E quel 10% lì non può mangiare 10 volte al giorno e quindi l'economia non gira. C'è un ceto medio che si impoverisce, redditi che si riducono, meno occupazione, meno consumi, chiusure di piccole imprese. Bisogna invertirla questa cosa e bisogna fare uno sforzo dove chi ha di più deve dare di più. Non si scappa da questo. Chi ha di più deve dare di più, perché abbiamo bisogno di investimenti e di dare un po' di lavoro ai giovani. Questo è il punto. E da questo non si scappa. Io vi saluto qui, vi prego. Io lo so che anche in tanta gente che ha votato per il centrodestra, per Berlusconi, oh, uno sbaglio si può anche fare. Però ormai è un bel po' d'anni che ci sbagliamo, perché questi hanno governato, lui e la Lega, 8 degli ultimi 10 anni. Non si è visto niente. Adesso voi ditemi, ecco, uno, non so, fate questo esperimento, beccate uno per strada e dici, adesso dimmi, ti dico un nome, dimmi in 2 secondi cosa ha fatto. E gli dite, non lo so, gli dite Prodi. Quello là gli verrà in mente l'euro, gli verrà in mente, non lo so, gli verrà in mente la naia che non c'era più, gli verrà in mente le liberalizzazioni, qualcosa gli verrà in mente. Provate a dirgli Berlusconi, dimmi cosa fa. Rubi! Rubi! Ecco, allora, è ora di fare il riassunto. In questi 10 anni non abbiamo visto niente. C'è più lavoro, c'è meno tasse, c'è meno burocrazia, in che cosa siamo migliorati? Ecco, allora adesso cerchiamo di ragionare, vogliamo andare avanti così? Io credo che ci siano elettori del centrodestra anche che hanno, qui ripeto, in queste elezioni amministrative nessuno, ripeto, vuole l'ora X, però noi chiediamo anche a quelli che in questi anni hanno creduto alle promesse e che saranno tentati in questi giorni di chiedere, di credere ancora alle promesse, perché ne arriveranno, ne stanno arrivando come sempre sotto le elezioni. E basta, no? Ripeto, niente ora X, ma un segnale, no? Un segnale che dica così non si può andare avanti. Adesso una scheda ce l'abbiamo in mano, ce l'abbiamo in mano. E con questa scheda qualcosa possiamo dire. E dobbiamo metterci in condizione di dire, oltre a dare una buona amministrazione alle nostre città, alle nostre province, noi dobbiamo dire adesso basta e ci mettiamo a discutere di lavoro. Questo deve venire fuori. Grazie a tutti. A presto.